Senti Luca, questi sono i vostri super Tuscan, come si possono definire oggi, quindi i vostri cavalli di battaglia. Ricordiamo gli ovaggi? Allora, il Sergioveto è quasi 100% sangiovese, solo un 5% Merlot Cabernet, a secondo del momento, insomma. Mentre il Roccato è un 50% sangiovese, 50% Cabernet. Sono nati proprio negli anni in cui c'è stata la richiesta da parte del mercato di vini che andavano fuori da quelli che erano i vaggi classici del Sangiovese, il Chianti Classico. Adesso, per esempio, il Sangiovese potrebbe essere un Chianti Classico più diverso. Senti, ma parliamo anche di questo, fare il tecnico in un'azienda che fa tanti milioni di bottiglie, perché qui a volte l'immagine è sempre quella dell'idea, no, della situazione bucolica, che si fa sempre le nostre bottiglie di vino, a volte sono 10.000, a volte anche meno, l'immagine della campagna, in realtà fare tanti milioni di bottiglie non è affar semplice. Oggi secondo te cos'è che sta cercando il mercato? Te che hai un po' il pulso a fare Chianti Classico e fare Super Tuscan, qual è oggi la tendenza, visto tanti anni che ti hai visto un po' l'evoluzione del gusto? Ci sono due strategie che diciamo il consumatore sta chiedendo. Uno è un legame forte con il territorio, su questo non ci sono dubbi, bisogna che le aziende siano sempre più legate al territorio dove viene prodotto il vino, e quindi grandi investimenti nei vigneti, ristrutturazioni importanti per arrivare a una qualità alta. E come dicevi prima, un'azienda grande che ha tanti vigneti deve sempre ragionare con una piccola fattoria, quindi i suoi vigneti devono essere curati meglio della piccola fattoria. E l'altra è quella della piacevolezza, di dare il piacere di bere il vino. Allora io direi sulla